Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Grazie della risposta che state fornendo in vista dell'evento dal vivo che il vaso di Pandora ha organizzato per il 14 maggio a Verona. Ci state riconoscendo il grande livello, vedo dai vostri post, dai vostri commenti, il grande livello dei relatori che abbiamo coinvolto per l'evento, che vi ricordo saranno Giorgio Bianchi, Demostenes Floros, Paolo Borgognone, Arnaldo Vitangeli, Nadia Ottaviani, Elisabetta Frezza, Nicolai Lilin, Giorgia Campana, Fabio Sarzi Amade e il professor Pierfrancesco Belli. Per prenotare il vostro biglietto trovate il link nel testo in descrizione qui sotto a questo video. Se avete intenzione di partecipare, frettatevi perché i posti sono limitati, se non teatro i posti sono limitati. È il nostro appuntamento con Gabriele Sannino. Ciao Gabriele. Ciao Carlo, ciao a tutti voi. Il nostro appuntamento che molti, moltissimi nostri ascoltatori aspettano, il quindicinale, il sabato. Autore, ricordo, dei canali Rumble e Telegram, quello che i media non dicono. Gabriele, oggi parliamo fondamentalmente dell'Unione Europea e un mondo, diciamo, che tu stai seguendo molto approfonditamente da molto tempo e quindi sei una voce particolarmente autorevole per parlare di questo. E Unione Europea che tu definisci un incubo distopico contro i popoli. Perché? Beh sì, Carlo, nelle puntate precedenti abbiamo già parlato del fatto che all'Europa restava soltanto l'autoritarismo, perché di autorevole non ha più niente, questa distopica Unione Europea che tra l'altro abbiamo sempre detto non è neanche una democrazia compiuta perché il Parlamento ratifica le leggi di una Commissione Europea che non è eletta dal popolo, quindi la Commissione è quella che ha iniziativa legislativa, quindi già questo ci fa capire proprio quanto non sia democratica proprio l'architettura. Ad ogni modo, l'Europa è ormai contro i popoli è un incubo distopico, dato che sta tentando disperatamente di attuare questa agenda di Davos. È rimasta praticamente solo al mondo, soltanto l'Australia forse la segue ancora e si rende sempre più ridicola tra diete a base di insetti, sieri ordinati via WhatsApp tra la von der Leyen e Albert Bourla della Pfizer. Cioè veramente siamo al ridicolo e anche comunque a cose molto pericolose, no? Visto gli effetti. Ad ogni modo, ricordiamoci che questo PNRR, che sono soldi a debito di questa distopica unione, prevede questa transizione ecologica e prevede in pratica che i parlamenti debbano sottostare a tutto quello che vuole questa Unione Europea. Ora, perché parlo di transizione ecologica? Perché il faro di tutta questa agenda di Davos è sempre l'agenda green, è sempre questa agenda green basata sul riscaldamento globale, la cui scientificità fa lacuna da tutte le parti, perché sappiamo che loro non considerano il sole per il riscaldamento globale, ma soltanto le attività umane. Quindi già questo fa ridere i polli e comunque, voglio dire, siamo alla completa follia. Ad ogni modo, vediamo tutte le cose distopiche che sta facendo in questo momento l'Unione, ecco perché è contro i popoli. In primis le sanzioni contro la Russia, no? Per la guerra contro l'Ucraina. In realtà sappiamo che è dal 2014 che si provoca la reazione della Russia. Abbiamo avuto 9 pacchetti di sanzioni più il congelamento di beni di politici e imprenditori russi, parliamo di circa 1200 persone e 100 imprese. Abbiamo avuto il blocco accesso SWIFT per alcune banche, il divieto di finanziamento di investimenti in Russia, il divieto di fornire euro a Russia e Bielorussia. Abbiamo avuto anche il divieto di export e import di tutti quasi i prodotti. È molto importante dire che noi oggi importiamo l'energia russa per vie traverse, attraverso i paesi arabi, pagandola molto molto di più. Quindi, voglio dire, stiamo distruggendo la nostra economia, però dobbiamo servire questa elite. È molto importante dire che nel 2019 l'Italia esportava in Russia beni per quasi 8 miliardi di euro, quindi ci siamo tagliati fuori, insomma, abbiamo tagliato molte delle nostre entrate, quindi gli imprenditori non dicono niente, insomma, vabbè, quindi. Guarda, Gabriele, in questo senso, un paio di settimane fa abbiamo avuto proprio ospite un imprenditore italiano che vive
vive in Russia e ci ha proprio testimoniato questo, perché sono questi imprenditori eroi che resistono nonostante il boicottaggio che arriva pure dall'Italia, dalle istituzioni italiane, oltre che bancarie ovviamente, a causa di queste sanzioni, e stanno resistendo nonostante questo. Ecco, questo volevo ricordarlo per i nostri ascoltatori che magari vogliono andare a rivedere l'intervista con Costante Marengo, e era ospite anche Paolo Borgognone. Scusami l'interruzione, ti lascio proseguire. E comunque più o meno il costo per ogni italiano si aggi- per queste sanzioni si aggira tra i 500 e i 1500 euro, mentre invece per ogni famiglia il costo va dai 1700 ai 3600 euro, perché comunque abbiamo avuto rincari in tutto, perché poi se tagli il paese che ti dà l'energia e tagli anche quello che ti dà le materie prime, capisci che tutto aumenta e quindi automaticamente tutto ricade sulle famiglie. Ad ogni modo, questa è la prima follia, una delle tante. Poi abbiamo le diete abbastanza di insetti. Recentemente la pazza Europa ha avallato la farina di mosca, la nidiata di fuchi di api, le larve del verme, della farina minore. E che dire poi del cibo finto? In pratica l'Europa sta preparando il cibo Frankenstein per gli europei, quindi bistecche finte, pollo finto, latte e uova artificiali e non naturali. L'Ocse addirittura sta festeggiando davanti a questo cibo finto dicendo che l'agricoltura è sotto stress, quindi non è sotto stress per i pesticidi, per tutto quello che loro fanno chimicamente, ma è sotto stress e quindi bisogna e basta, e bisogna quindi dare cibo finto alla popolazione. Poi cibo abbiamo... fiat creato dal nulla. Esatto, anche quello, come il denaro, come il denaro. Poi abbiamo il settore dell'auto, anche su quello sta applicando l'agenda di Davos, perché vuole puntare su queste auto elettriche. E sappiamo che l'Italia, per fortuna, è l'unico paese ad avere un calo di domanda per queste auto, perché sono costose, sono pericolose, addirittura si fermano improvvisamente anche per strada, e è capitato anche persone che si fermano in autostrada, queste proprio si bloccano, le colonnine per rifornirle sono poche, lunghe attese per la ricarica, le batterie sono fortemente inquinanti. E poi c'è la questione delle fuel, dei carburanti sintetici. L'Unione Europea è l'unica che nel 2035 vuole eliminare le auto a combustione, quelle che abbiamo adesso, quindi con gli idrocarburi a benzina e diesel, per favorire quelle con i carburanti sintetici. Il discorso qual è? Il discorso è che nel 2025 Bruxelles, se esisterà ancora, ma ci auguriamo che non esisterà più, addirittura presenterà una metodologia per valutare le emissioni delle CO2 delle auto attualmente in corso, in modo tale da far avere i sensi di colpa alla popolazione e quindi convincerla piano piano che deve abbandonare la propria auto che fa delle emissioni, insomma, no? E nel 2035 non si potranno più produrre queste auto a combustione, ripeto, soltanto in Europa, quindi così noi salviamo il mondo, quindi capite che è veramente una sciocchezza, no? Inoltre ci si chiede quanto varranno le nostre auto, perché poi se a quel punto bisogna passare per forza a quelle con il carburante sintetico, queste non valgono più, perché valerà soltanto nel mercato dell'usato dopo il 2035, però a quel punto anche le macchine saranno fortemente svalutate. Un'altra cosa che sta facendo questa pazza Europa, che ripeto ci auguriamo... Scusami Gabriele, volevo proprio, non so se stai tornando adesso, andando a un altro aspetto, ma volevo aggiungere una notizia che ho proprio letto poche ore fa, che alla luce, alla faccia, diciamo, di questa agenda anche sulle auto elettriche europee, il mondo torna a costruire raffinerie, quindi il resto del mondo, raffinerie di petrolio a un ritmo mai visto da 50 anni a questa parte. Ecco, sì. Questo, ecco, giusto per diciamo confermare anche con questo il sogno distopico dell'UE, mentre il resto del mondo sta procedendo ancora con il sistema storico, diciamo, ecco. Poi tu sai che a me fa paura proprio la parola emissioni zero, perché emissione zero di anidride carbonica vuol dire che le piante non mangiano più, perché le piante si nutrono di anidride carbonica ed emettono ossigeno, quindi veramente a me fa paura proprio quella parola emissione zero, perché sappiamo quello che loro hanno in mente. Un'altra cosa che sta facendo la distopica Europa è quello di digitalizzare tutti i dati sanitari, e quindi vorrebbe usare un codice QR per le prescrizioni mediche e per la tessera di vaccinazione dell'UE, che non si è capito che cos'è. Un certo
certo Stefan de Kirchmecker, che è portavoce della Commissione Europea per la Salute, ha parlato al portale EUNews dicendo che questa digitalizzazione è fondamentale per la salute degli europei, la solita cosa, no? E ha detto anche che il regolamento che ha istituito il Green Pass non andrà oltre il giugno 2023, però che l'idea del certificato verde è stata una storia di successo. Ha detto proprio così, è stata una storia di successo. Quindi questo ci fa capire quanto sono contro i popoli, no? Un'altra cosa che vogliono fare è digitalizzare tutto. Loro sono fissati con la digitalizzazione, perché la digitalizzazione è di fatto controllo da remoto dei cittadini, e questo, beh, ecco perché sono ossessionati. E per quanto riguarda questa digitalizzazione, loro vorrebbero un portafoglio europeo di identità digitale, in pratica unire tutti i dati digitali dei cittadini per far sì che ogni persona abbia questo portafoglio digitale. In pratica tutti i nostri dati sanitari, fiscali, eccetera, vanno a finire in questo portafoglio digitale. Un po' come l'idea di Bill Gates, che era ID 2020, no? un po' su quella scia. Un'altra cosa che vogliono fare è addirittura controllare distopicamente le comunicazioni dei cittadini. C'è una legge che stanno discutendo, che è la legge del chat control, che ne ha parlato anche il bravo Luca Donadel, per la quale l'Unione Europea vorrebbe monitorare un sistema artificiale con intelligenza appunto artificiale per controllare tutta la nostra messaggistica a caccia di reati, pensate, di pedopornografia. Cioè, quello che fanno loro, i reati dell'elite, li ascrivono al popolo e in pratica, con la scusa di quei reati, vogliono controllare in modo maniacale tutte le nostre conversazioni. E ricordiamoci infatti l'isola di Epstein, insomma, non riguarda certamente le persone comuni, ma riguarda loro. E un'altra cosa interessante è dire che loro addirittura sdoganano anche il microchip, perché dichiarazioni sui chip si trovano non soltanto nei giornali locali, ma si trovano anche all'interno della Commissione Europea e del Parlamento Europeo, perché se ne è discusso di questa cosa e se ne discute anche sotto banco. E ricordiamoci le parole di Vittorio Colao, che disse: con il 5G si potrà iniettare o rilasciare una sostanza medica in remoto quasi istantaneamente. Se non è distopico questo, io non so veramente cosa sia distopico. Sì, stai già facendo una carrellata che è impressionante, è già piena di dati e di informazioni, ma c'è un'altra componente che stiamo toccando con mano e toccheremo con mano se il progetto va avanti, che riguarda le case green. Questo sì, lo stiamo tutti vedendo. Il problema è gravissimo, perché adesso ne parleremo. Io le settimane scorse ho cercato di coinvolgere in un dibattito il presidente di Confedilizia Spaziani Testa, ho avuto modo di interloquire anche con la sua segretaria, però non c'è stato niente da fare. Avrei voluto portarlo in trasmissione magari per interagire e confrontarsi con uno degli economisti che sono presenti al Vaso di Pandora, magari anche con te, ma non c'è stato verso. Stavo cercando, proprio volevo coinvolgerlo perché lo sentivo molto molto preoccupato, ma secondo me lui ha l'idea che l'Unione Europea sta facendo bene, ma sulle case green sta sbagliando. Secondo me forse non sono pienamente consapevoli che invece è un progetto fortemente voluto, non un errore. Sì, a te la parola, Gabriele. Sì, caro, le parole di Schwab, non avrete niente e sarete felici, no? Riguarda anche questo, il provvedimento delle case green è per espropriare la casa ai cittadini, di fatto. Perché? Perché il Parlamento Europeo che cosa ha approvato? Ha approvato in prima lettura nel marzo del 2023 la direttiva sulle performance energetiche degli edifici, che obbliga la ristrutturazione degli immobili. E si parla di Energy Performance of Building Directive. In pratica si vuole, sempre entro il 2050, questa famosa emissione zero di tutti gli edifici. Hanno votato a favore 343 del Parlamento Europeo, ricordiamocelo, 216 contrari e 78 astenuti.
Questa direttiva prevede la classe energetica E per tutte le nostre case entro il 2030 e la D entro il 2033. Per quanto riguarda due edifici su tre devono essere in pratica, dovrebbero fare i lavori, e per quanto riguarda gli edifici pubblici bisogna arrivare alla E entro il 2027 addirittura, e alla D nel 2030, e dal 1 gennaio del 2028 c'è l'obbligo di costruire edifici a impatto zero, quindi a zero emissioni. Per il 15% degli edifici si calcola, quasi 2 milioni, ma in realtà sono anche di più, si parla di ristrutturazione immediata di questi edifici, e adesso devono partire negoziati, si parla del cosiddetto trilogo, ovvero tra negoziati tra Consiglio europeo, Commissione europea, che deve poi rimandare la legge per la ratifica al Parlamento. Il punto è che questo insomma, anche questo è distopico, perché l'unica che lo sta, che sta applicando questa direttiva sugli edifici è soltanto l'Unione Europea, in tutto il mondo, cioè l'unica che sta facendo tutto questo. Quindi se anche i cittadini europei fanno emissioni zero con le case, tutto il resto del mondo continua a fare quello che sta facendo adesso, no? Il settore immobiliare è già in estrema difficoltà in tutta Europa, perché comunque con la crisi energetica, con la psicopandemia, con il caro mutui che stiamo vedendo, con il caro bollette, le case non si vendono. Le famiglie hanno anche dei costi in più, proprio per via dei mutui che sono aumentati, delle bollette che sono aumentate, e quindi il settore è già in crisi. Però chi se ne frega, loro vogliono questo Great Reset europeo e fanno di tutto per riuscire ad arrivare all'obiettivo, perché servono i padroni, questo è quello che fanno, sono bravi a servire i padroni. Poi c'è anche la questione super bonus, che è sempre legata alle case. E il decreto qua, il decreto legge, parliamo dell'Italia, il decreto legge 11/2023 ha fermato tutti i contratti dal 17 febbraio, quindi quelli prima fino al 16 febbraio che erano già partiti, quelli possono andare avanti, ma dal 17 febbraio si è fermato tutto. Di conseguenza, che cosa accade? Accade che insomma non c'è neanche più un aiuto dello Stato se uno vuole fare questi lavori, perché poi alla fine è questo il sono degli adeguamenti a carico, imposti a carico dei proprietari ovviamente, e non agevolati ovviamente. Quindi è evidente che è una manovra per impoverire, se non per espropriare. Per approfondire tra l'altro questo tema dell'adeguamento per le case green, c'è stato, vi ricordo, un servizio della puntata della rubrica di Fabio Sarzi Amadei qui al Vaso di Pandora, dove si affrontava proprio il tema da un punto di vista anche tecnico e di regolamenti. È emerso un costo di adeguamento nei casi più fortunati, quindi con case che hanno già un indice di efficientamento molto buono, un costo per abitazione minimo, se si è fortunati, di 35.000 euro, appunto per abitazione, ma questi i casi più fortunati, poi si parla tranquillamente di migliaia o decine di migliaia di euro in più, quindi è praticamente, come dicevi tu Gabriele, sintetizzando, ritornando al tema, una modalità indiretta di esproprio. Perché vogliamo capire quante famiglie potranno permettersi di tirar fuori decine di migliaia di euro per efficientare la propria abitazione, 40, 50, 60 mila euro. Esatto. Mi sembra evidente. Senti, Gabriele, alla luce di questo, poi vediamo, stiamo seguendo tutte le dinamiche in corso nel resto del mondo, i BRICS che stanno veramente prendendo piede in maniera importantissima. Tra l'altro c'è un dato che è già storia, verrà ricordato come un dato storico, perché i BRICS in questo periodo qua hanno superato i G7 sul PIL mondiale, quindi questo è un dato veramente che farà storia, è un tornante, e questo proprio ha sublimato, diciamo, il trend che è in corso di regressione da parte nostra e di grande crescita da parte dei BRICS, organizzazione al quale tra l'altro stanno aderendo sempre più paesi. L'Europa secondo te si sta spaldando?
Per nostra fortuna sì, perché Macron la von der nostra Leyen, fortuna. sì, per nostra fortuna sì, perché Macron la von der Leyen sono andati in Cina e sono stati completamente ignorati. La von der Leyen addirittura è stata perfino umiliata, è tornata con un volo di linea da sola, insomma, Macron, che è orfano dei Rothschild, che oramai non comandano più dietro le quinte del mondo, è tornato in Europa cambiando completamente musica, dicendo che l'Europa deve recuperare sovranità, che non si possono appoggiare agli Stati Uniti all'infinito, che c'è una guerra che deve finire una volta per tutte, quindi sembra addirittura abbia trattato per i Rothschild, però su questo non siamo certi. Macron è semplicemente un opportunista che vuole servire il nuovo padrone, insomma, questo è quello che fa, sperando di sopravvivere, no? Ha promesso di unirsi addirittura alla Belt and Road, al Belt and Road Forum, ha perfino fatto intendere che è giunto il momento di abbandonare la NATO. Ecco, l'ha proprio esplicitato, per unirsi ai BRICS, perché ha detto il futuro è questo, promettendo anche di non intervenire per la questione di Taiwan. Quindi si è veramente, come si suol dire, calato le braghe. E per quanto riguarda i BRICS, siamo arrivati al punto, Carlo, che se non aderisci ai BRICS, vieni tagliato fuori anche dal petrolio medio orientale. Siamo già a questo punto, perché oramai il petrolio lo si vende in yuan, in rubli, e gli Stati Uniti non contano più per quanto riguarda quel mercato, cioè, sono sempre più fuori. E quindi ecco perché molti oramai si convinceranno per forza, anche l'Europa a un certo punto dovrà cedere, perché comunque. Comunque, ripeto, il petrolio oramai si lega più a quelle divise che al dollaro stesso, perché è una nazione, quella degli Stati Uniti, e di questo abbiamo già parlato, in totale declino. Tra l'altro anche Trump l'ha detto recentemente, che gli Stati Uniti sono in totale declino. E per quanto riguarda Xi Jinping ha detto che l'Unione Europea deve essere un polo indipendente in un mondo multipolare. Tradotto, l'Europa divorzia dagli Stati Uniti, l'Europa si scioglie perché no, così insomma non ha neanche senso, e anche l'euro va a finire male. Questa è una cosa che io dico dall'inizio dell'anno ed è quello che accadrà, state a vedere. E Francia e Germania si vogliono chiamare fuori dalla NATO, e questo accadrà molto presto. L'11 aprile, infatti, il capo di Stato Maggiore dell'esercito tedesco, Alfons Mais, ha detto al Bild, ha rilasciato questa dichiarazione, ha detto al Bild che l'esercito della Germania non può adempiere agli obblighi di difesa dalla NATO. Ha parlato di mancanza di equipaggiamento, mancanza di sistemi di grandi dimensioni, quindi vuol dire che si vogliono chiamare fuori da tutto il sistema, da tutta l'elite occidentale, perché hanno capito che hanno perso la guerra, che stanno perdendo la guerra. In Germania Olaf Scholz sarà probabilmente condannato per corruzione, perché loro usano questo termine, corruzione, quando vogliono farti fuori, perché sono tutti corrotti, no? Quindi alla fine fanno uscire uno scandalo di corruzione e ti fanno fuori. E questo avverrà sicuramente nei prossimi mesi. La Germania, per quanto mi riguarda, così come la Francia, adesso hanno già scelto di stare nei BRICS e di non servire più l'elite occidentale, perché non hanno più nessuna convenienza, soltanto che devono traghettare tutti gli altri paesi e devono farlo a tempo debito. Il vento sta cambiando, e ce ne accorgiamo anche dal fatto che i parlamentari austriaci si alzano quando il criminale Zelensky va a parlare nel Parlamento. È accaduto anche questo, quindi questo ci fa capire come il vento sta cambiando. Oggi l'Europa è semplicemente una macchietta, ripeto, ridicola, che fa politiche ridicole e distopiche, è sempre più povera, è sempre più contro i popoli, e va bene, nel senso che tutti devono vedere il mostro affinché questa Unione Europea cada, perché, ripeto, per me non ha niente di democratico, ha soltanto distrutto le sovranità e le costituzioni dei singoli paesi. Tempo fa facemmo una puntata sul fatto che l'Unione Europea e la NATO sarebbero crollate insieme, e secondo me questo accadrà, io non credo che ci vorrà tanto. Orban nel frattempo anche lui si porta avanti e fa accordi energetici con la Russia, rompendo le righe, fregandosene completamente, dicendo che è essenziale, che sono accordi essenziali per l'economia, e che già adesso l'85% del gas è russo. Quindi vuol dire che oramai in Europa siamo sempre più al rompete le righe, questo avverrà nei prossimi mesi, al rompete le righe in tutti i sensi, e questo rompete le righe alla fine sarà la rottura dell'Unione Europea. Io ne sono convinto, perché Questo non si può andare avanti così.
Questa è la tua disamina e la panoramica della situazione attuale. Senti Gabriele, in ultima io volevo approfittare della tua presenza oggi perché volevo sentire la tua disamina sulla fuga dei documenti, i documenti segreti dal Pentagono, i documenti della NATO. Ecco, è stato accusato un giovane tenente, no? Un giovane ufficiale alle prime armi, un 21enne, che non, adesso sentiremo la tua analisi sui Pentagon, i cosiddetti Pentagon Leaks o Pentagon Files. Prego. Sì, c'è stato questo trapelamento di documenti dalla NATO, che sono finiti su Twitter e Telegram, che sono le uniche piattaforme non gestite dall'elite. E questi documenti, si evince da questi documenti che gli Stati Uniti e la NATO sconsigliano agli ucraini azioni offensive in larga scala, che non si capisce che non possono fare più di quello che stanno facendo. Addirittura ci sono anche rivelazioni sui sistemi di artiglieria HIMARS forniti all'Ucraina e anche su notizie sull'equipaggiamento di una dozzina di brigate dell'esercito di Kiev. Ci sono anche mappe dell'esercito ucraino, scusate, immagini di posizioni militari e il Pentagono sta cercando disperatamente di recuperare questo materiale. Non sappiamo se è stato messo da membri dell'alleanza oppure se è un depistaggio del Deep State, questo non è chiaro, però comunque resta il fatto che è un qualcosa che rivela le posizioni insomma, della NATO, insomma, quindi è un qualcosa che ci fa capire che c'è comunque una guerra intestina in qualche modo, no? Perché si fanno uscire questi documenti. Il New York Times ha pubblicato una foto di questa guardia dell'aeronautica americana che potrebbe essere, insomma, quello che ha fatto uscire i documenti. In realtà, per quanto mi riguarda, è il capro espiatorio, quindi è semplicemente il capro espiatorio. E niente di più. È emerso anche da questi documenti che ci sono forze speciali britanniche che erano in Ucraina nel febbraio-marzo del 2022. Secondo il Guardian non è chiaro perché fossero lì e il Ministero della Difesa britannica ha rifiutato di commentare. Si parla di 97 forze speciali di paesi della NATO, quindi oltre a quelle inglesi, per la Francia ce n'erano almeno 15 e per gli Stati Uniti almeno 14. Ricordiamoci che le forze speciali non sono soggette al controllo parlamentare, quindi sono lì, insomma, senza quel controllo e non si sa, insomma, cosa fanno. Comunque, per quanto mi riguarda, queste documentazioni potrebbero essere un po' tutte. No? Però io credo sinceramente che sia una fuga di notizie, credo siano una fuga di notizie per far vedere, per mostrare a tutti un po' quella che è la situazione, insomma, chi sta provocando chi da molto tempo. Perché se tu dimostri che lì c'erano forze speciali già quando è iniziato tutto, se tu dimostri, insomma, che voglio dire, se tu dimostri che la guerra l'ha iniziata qualcun altro, allora vuol dire che forse ci sono forze opposte che vogliono mostrare determinate cose. Ci sono paesi che oramai scendono in piazza tranquillamente contro la NATO, la Francia, per esempio, la Repubblica Ceca. Recentemente nella famosa piazza Venceslao di Praga si è gridato proprio contro il governo di Petr Fiala, che è definito un governo pericoloso, guerrafondaio, che aiuta più gli ucraini che i cittadini della Repubblica Ceca. E addirittura in Repubblica Ceca ci sono 400.000 rifugiati, è il paese che ha più rifugiati ucraini al mondo. Io ci sono stato recentemente, c'erano bandiere dell'Ucraina ovunque e i cittadini non lo volevano, cioè, le istituzioni mettevano quelle bandiere, ma i cittadini non erano d'accordo. Quindi veramente abbiamo un contrasto molto Uno evidente. scollamento vero e Un proprio. collamento vero e evidente, molto evidente. Io comunque sono convinto che sia la NATO che l'Unione Europea verranno più o meno smantellate insieme. La NATO da qui ai prossimi anni, perché oramai è percepita come aggressiva, e l'Unione Europea, ripeto, l'Unione Europea si è autodistrutta con tutti questi provvedimenti distopici, anche con il fatto che ha seguito l'agenda di Davos fino in fondo e sappiamo le conseguenze che ci saranno anche nei prossimi anni con la psicopandemia, ecco.
Sì, è molto interessante l'aspetto dei leaks, dei files fuoriusciti dal Pentagono, che dimostrano proprio anche in quel caso lì uno scollamento proprio evidentissimo tra l'amministrazione Biden stessa e proprio le forze armate americane e comunque gli ambiti strettamente militari. E quindi anche su questa abbiamo fatto oggi una panoramica, quindi puntata, come sempre, forse anche di più, ricca di informazioni e proprio tutta una serie di puzzle che abbiamo composto. Siamo in chiusura. Senti, Gabriele, hai un libro tu in uscita, a breve ormai, no? Sì, dovrebbe uscire a maggio, si chiamerà L'alba del nuovo mondo, con sottotitolo L'inizio di una nuova Così umanità. sappiamo il titolo, intanto. L'alba del nuovo mondo è un libro che parlerà di geopolitica, di politica, di futuro della politica, anche di spiritualità, parlerà di economia, perché è tutto collegato. Quindi è tutto Sì. collegato e rappresento, ci sarà una prima parte del libro che è sul vecchio mondo e la seconda parte che è sul nuovo mondo che sta per nascere sostanzialmente. Avremo sicuramente occasione di presentarlo e di parlarne. Siamo in chiusura, grazie, grazie come sempre a Gabriele Sannino, ricordo autore del canale Rumble e Telegram, quello che i media non dicono. Vi consiglio, ovviamente vi invito ad iscrivervi, chi di voi non è ancora iscritto. Grazie, grazie Gabriele. Ciao A Carlo, presto. ciao a tutti. Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.